Esordio vincente per la Lube Banca Marche Macerata nel nuovo campionato di Serie A1, 3-1 contro la CMC Ravenna, una neopromossa ma una partita con difficoltà per la formazione di Alberto Giuliani, che comunque alla fine ha ottenuto il successo come da pronostico, un 3-1 con parziali dominati dalla Lube il primo e il terzo, 25-13, 25-15, e anche nel quarto, nonostante una buona partenza di Ravenna, alla fine la Lube si è imposta 25-19. Secondo set difficile per la formazione biancorossa, che ha perso 26-24 ai vantaggi. Una Lube Banca Marche ovviamente, e non poteva essere altrimenti, a corrente alternata, considerando che i giocatori hanno praticamente svolto un solo allenamento insieme prima di questo avvio di campionato. Una Lube alla ricerca dei propri automatismi, che ha fatto però intravedere grandi potenzialità in attacco con un Cristian Savani MVP della gara sulla scia degli europei. Da rivedere invece il lavoro a muro e difesa, ma su questo bisognerà lavorare, come ha detto giustamente Alberto Giuliani in sala stampa nel dopo partita. Complimenti a Ravenna, la formazione di Antonio Babini all'esordio nel campionato di Serie 1, nonostante le assenze di Chiroga, Roberts e Vereneman, ha giocato una buona partita rendendo la vita difficile a Lube Banca Marche, che comunque davanti ai 2000 spettatori del Palafonte Scodella ha ottenuto la prima vittoria di campionato. Un grande entusiasmo intorno a questa squadra che ora avrà tempo per lavorare insieme e per crescere, a partire da domenica con un test importante a Roma contro la formazione di Andrea Gianni. Allora, Cristian Savani, arrivata la prima vittoria in campionato, un 3-1 contro Ravenna, che comunque nonostante le assenze ha giocato una buona partita, era più tempo che si allenava insieme ovviamente. Sì, queste squadre sono quelle da temere un po' di più, sono squadre che si allenano ormai completo, a parte, come dici tu, qualche infortunato dell'ultimo momento, però si allenano insieme da quasi un mese e mezzo. Noi abbiamo iniziato la preparazione in tre, ci siamo uniti da solo una settimana e abbiamo finito domenica a giocare l'ultima partita, quindi... Sono queste, ecco, le squadre da temere un po' di più. Siamo contenti di aver vinto, sicuramente è venuto fuori il livello diverso, però insomma sono felice, insomma non era facile dopo solo una settimana giocare così. Adesso si andrà avanti un po' più con le individualità, no? Poi piano piano arriverà anche il gioco. Sì, ci saranno un po' di alti e bassi, ma è normale, insomma lo sapevamo, prima partita, quello che ho detto ai miei compagni, di non nervosirsi se qualcosa non andava, insomma è normale all'inizio. Grande entusiasmo comunque anche oggi al palazzetto. Sì, tantissima gente, sono contento che abbiano accettato l'invito di venerdì sera alla presentazione e speriamo ci seguano sempre di più. Alberto Giuliani, allora, prima vittoria in campionato all'esordio, tanta potenzialità alla Lube ma anche tanto lavoro da fare, no? Questo direi il sunto di questo bench. Beh sì, ma devo dire che su alcune cose siamo andati anche bene, eh? Credo che il cambio palla abbia retto l'urto di un Ravenna molto rodato già sui fondamentali di muro difesa, quindi sotto questo aspetto l'intesa di Dragan con Savani, in particolare anche con Parodi, e è stata una sorpresa anche con Igor, credo stia andando già discretamente. È chiaro che sui fondamentali di squadra, sulle azioni di raccordo, sulle azioni di muro difesa, sulla sinergia proprio di questi reparti ancora siamo indietro, ma è normale che sia così. Come trovate i giocatori al ritorno dopo gli europei? Ha avuto pochissimo tempo per allenarli con qualcuno, magari solo pochi allenamenti, forse uno, no, completo? Sì, uno al completo e altri due di rifinitura, però insomma si è parlato di poche cose. Li ho trovati molto bene, molto carichi, molto motivati, concentrati sull'obiettivo della Lube, quindi hanno scordato tutti quanti i loro impegni. E questo ci fa ben sperare che insomma queste tre settimane di lavoro ci possano portare già dei meccanismi buoni per affrontare il resto del campionato. Igor Omlicen, allora, buona la prima, avete sofferto contro Ravenna ma era inevitabile, no? Ravenna è da tempo che lavora insieme, voi da pochi giorni. Sì, importantissimo era oggi far tre punti, siamo riusciti e per quello siamo molto contenti. Si vede che loro sono più tempo che lavorano insieme. Hanno disputato un'ottima partita oggi, noi ci sono mancati alcuni fondamentali, però adesso c'è il tempo per migliorarli e credo che questa Lube potrà togliersi belle soddisfazioni. Com'è l'intesa con Travis, Igor, per ora? Non ancora al massimo, però ci vorrà tempo, soprattutto su alcuni palloni, non tanto sulla palla perfetta, su un po' quelli palloni un po' più difficili che troviamo in tensa, ma siamo qua, adesso avremo tempo per lavorare. Abbiamo fatto, credo, un allenamento insieme, perciò credo che abbiamo fatto molto bene oggi. C'è grande entusiasmo, no? Oggi una bella cornice di pubblico. Sì, infatti, si vede che a Macerata pallavolo è importante, che a gente piace, siamo molto contenti e speriamo di vederli anche più numerosi le prossime partite.